Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova lezione di matematica. Oggi continuiamo con gli esercizi su integrali di funzioni composte che abbiamo già cominciato nelle scorse lezioni. Oggi vedremo in particolare la regola dell'esponenziale e quindi partiamo subito con il primo esercizio. Cerchiamo di calcolare l'integrale di 5 che moltiplica e elevato alla 5x meno 1 in dx. La prima cosa che possiamo notare all'interno di questo integrale è il fatto che noi abbiamo un e elevato a una certa funzione, dove questa funzione f di x è 5x meno 1. La seconda cosa che notiamo è che se noi prendiamo la funzione presente nell'esponente, appunto della funzione esponenziale, e calcoliamo la sua derivata prima, otteniamo proprio 5. Infatti la derivata prima di 5x meno 1 è la derivata di 5x che è 5 meno la derivata di 1 che è 0. E quindi otteniamo proprio la funzione che moltiplica tutto l'esponenziale. Quindi la forma a cui noi ci siamo giunti è il fatto di avere un e elevato a una certa funzione per la derivata prima di questa funzione. E a questo punto noi sappiamo che integrando e alla f di x per f' di x in dx otteniamo e elevato alla f di x più c, che nel nostro caso quindi si traduce in e elevato alla 5x meno 1 tutto più c. Vi faccio notare che se non avessimo qui avuto la derivata prima di questo esponente, non avremmo potuto in generale fare l'integrale di questa funzione, quindi la premessa fondamentale non è quella di avere un esponenziale, quindi un e elevato a una certa funzione, ma questa deve essere per forza accompagnata dalla derivata prima della funzione all'esponente, altrimenti non potrei tentare di integrare questa cosa. Se avessimo integrale di e elevato alla x alla terza meno 2x più 1, tutto che moltiplica 3x alla seconda meno 2 in dx, anche qui mi rendo immediatamente conto, prima di tutto, di avere un e elevato a una certa funzione, dove questa funzione è x alla terza meno 2x più 1, e se vado a calcolare, diciamo, la derivata prima di questa funzione che è presente all'esponente, quindi otterrei la derivata prima di x alla terza è 3x alla seconda, poi la derivata prima di meno 2x è meno 2, la derivata prima di 1 è 0, quindi otterrei proprio la funzione 3x alla seconda meno 2, che è la funzione che moltiplica questa cosa. Quindi ancora una volta mi trovo di fronte a un e elevato a una certa funzione per la derivata prima di questa funzione, e quindi a questo punto posso fare con la solita regola, quindi vado a fare e elevato alla tutto f di x, quindi x alla terza meno 2x più 1, e poi aggiungere la costante integrativa dopo. Prendiamo quest'altro testo, quindi se abbiamo l'integrale di e elevato alla radice di x meno 1 tutto per 1 fratto 2 radice di x in dx, anche qui, insomma, la prima cosa che rilevo è di trovarmi di fronte a una funzione di tipo esponenziale, quindi un e elevato a una certa funzione. E poi se vado a calcolare, a trovare, insomma, se vado a vedere quello che moltiplica questo e elevato a f di x, che è 1 fratto 2 radice di x, mi rendo conto che 1 fratto 2 radice di x è esattamente la derivata prima di radice di x meno 1, in quanto la derivata di meno 1 è 0, che è una costante, mentre la derivata della radice di x è proprio 1 fratto 2 radice di x. Quindi, insomma, sto ripetendo lo schema dell'e elevato a f di x tutto per la derivata prima, che mi darebbe e alla f di x più c. E quindi anche qui posso concludere facendo e elevato alla radice di x meno 1 più c. Se prendiamo l'integrale di e elevato alla x alla terza meno il logaritmo naturale di x, tutto che moltiplica 3x alla seconda meno 1 su x in dx, allora come prima ci rendiamo conto di avere quindi una funzione di tipo esponenziale, quindi con e elevato a un certo esponente che è x alla terza meno il logaritmo naturale di x, che la possiamo considerare anche come una certa funzione. Se noi calcoliamo la derivata prima di x alla terza meno ln x,
farebbe proprio 3x alla seconda meno 1 su x, che è proprio quello che moltiplica a destra di questa funzione. E quindi allora possiamo concludere che ci troviamo di fronte al solito e elevato alla f di x per f' di x, e quindi in pratica possiamo integrarlo facendo e elevato alla f di x, quindi riporto esattamente quello che c'è scritto qua dentro e poi aggiungo la costante. Un analogo ragionamento possiamo seguire quando abbiamo l'integrale di e elevato alla x alla seconda meno e alla x più il seno di x, tutto che moltiplica 2x meno e alla x più il coseno di x in dx. Al solito rilevo la presenza dell'e elevato a questo f di x, cioè x alla seconda meno e alla x più 6x, sen x. Se faccio la derivata prima di questa funzione che c'è all'esponente, trovo 2x per quanto riguarda x alla seconda meno e alla x per quanto riguarda questo meno e alla x più cos x, visto che la derivata del seno è coseno, e mi rendo conto che qua dentro questo all'interno della parentesi non è altro che la derivata prima della funzione che c'è all'esponente, e quindi a questo punto faccio la regola generale, quindi faccio e elevato alla x quadro meno e alla x più il seno di x, quindi riporto e elevato alla f di x e poi aggiungo la costante. Se prendiamo quest'altro esercizio, quindi integrale di 2 elevato alla x alla seconda meno x, tutto che moltiplica 2x meno e alla x in dx, la prima cosa di cui mi rendo conto è che anziché avere e come prima elevato a una certa funzione, in questo caso abbiamo il 2, quindi abbiamo una base generale diversa da e che possiamo chiamare a, quindi anziché avere e abbiamo 2, potrebbe essere 3, 5, 10, 15, quindi radice di 2, quindi abbiamo una certa a elevata a una certa funzione. E se andiamo poi a calcolare la derivata prima di questo esponente, quindi la derivata prima di x alla seconda meno e alla x, scopriamo che è 2x in quanto derivata di x alla seconda meno e alla x in quanto derivata di meno e alla x. E quindi abbiamo una struttura in cui abbiamo un certo a, quindi una certa base elevato a un certo esponente che si presenta sotto forma di una certa funzione, ma non solo, abbiamo anche moltiplicata questa cosa la derivata prima dell'esponente che è appunto questa funzione. E noi sappiamo che quando abbiamo una struttura di questo tipo, l'integrale di questa funzione è a elevato alla f di x, quindi ricopio esattamente questa parte di funzione che mi viene presentata nel testo iniziale, tutto fratto il logaritmo naturale di a e poi aggiungo c. Quindi nel nostro caso prendiamo 2 elevato a questa funzione, quindi 2 elevato alla x alla seconda meno e alla x, dividiamo tutto per il logaritmo naturale della base di questa funzione, quindi per il logaritmo naturale di 2, e poi aggiungiamo la nostra costante integrativa. Se prendiamo ad esempio l'integrale di 3 elevato alla x alla seconda meno logaritmo naturale di x, tutto che moltiplica questa frazione, che è 2x alla seconda meno 1 tutto fratto x, chiaramente la prima cosa di cui mi rendo conto è che ho un certo a, quindi una certa base, che in questo caso è 3, elevato a una certa funzione, che in questo caso è x alla seconda meno logaritmo naturale di x. A questo punto mi dovrei domandare, perché se avessi solo questo non potrei fare delle regole di integrazione, se accanto a questa cosa potrei vedere in qualche modo la derivata prima di questa cosa, però scritta così non è immediatamente capibile questa cosa. Quindi a questo punto ci rivolgiamo all'esponente, cioè a questa funzione, e cerchiamo di calcolare la derivata prima di questa funzione, che sarebbe 2x meno 1 su x, in quanto 2x è la derivata di x alla seconda e 1 su x è la derivata del logaritmo naturale. A questo punto posso tentare ad esempio di fare il denominatore comune di queste due frazioni, possiamo dire così. E vedete che se io faccio il denominatore comune, quindi metto x al denominatore, qui avrei 2x elevato alla seconda e poi meno 1. Se vado a confrontare questo risultato, che è praticamente ancora lei, è la derivata prima di questo esponente,
con la funzione che sta moltiplicando questo 3 elevato alla f di x, vedo proprio che qua dentro c'è la derivata prima della funzione originaria. E a questo punto mi trovo in un certo a elevato alla f di x per la derivata prima di questo f di x, e quindi posso andare a applicare la regola generale, che è appunto quello di mettere a elevato alla f di x, quindi 3, che è la mia base, elevato alla f di x, cioè x alla seconda meno logaritmo naturale di x, tutto fratto il logaritmo naturale della base di questo esponenziale, cioè il logaritmo naturale di 3 in questo caso, più la nostra costante. Prendiamo questo ultimo esempio di questa lezione, quindi se abbiamo integrale di, vedete, questa grande linea di frazione in cui al numeratore metto pi greco elevato alla radice quadrata di x alla seconda meno x, poi che moltiplica 2x meno 1, tutto fratto due volte la radice quadrata di x alla seconda meno x in dx. Allora, non fatevi spaventare da questo testo che sembra complesso, in realtà potrebbe fregare quindi l'occhio di una persona, chiaramente, insomma, c'è una radice, una frazione, un esponenziale, un logaritmo, però cerchiamo di fare un pochino di chiarezza. La prima cosa che noto e che posso notare all'interno di questa funzione è che c'è un certo a, quindi una certa base, che è pi greco elevata a una certa funzione f di x. Adesso io mi posso domandare qual è la derivata prima di questa funzione. Quindi dovrei fare la derivata prima della funzione che si trova all'esponente, che è la radice quadrata di x alla seconda meno x. Ricordando che la derivata prima della radice quadrata di x era 1 fratto 2 radice di x, allora siccome qui c'è la radice di una certa funzione, comincio a derivarla e quindi fare 1 fratto 2 volte la radice quadrata di x alla seconda meno x, che è argomento appunto di questa radice, o radicando di questa radice. Chiaramente, no, essendo una funzione composta, non mi devo fermare qua, quindi devo andare avanti e quindi devo fare per la derivata prima del radicando interno a questa radice, cioè della funzione che è argomento di questa radice. Quindi di conseguenza vado a moltiplicare per la derivata di x alla seconda meno x, che è 2x meno 1. Quindi, ricapitolando, la derivata prima della radice quadrata di x alla seconda meno x è 1 fratto 2 volte radice di x alla seconda meno x, che moltiplica la derivata dell'argomento, cioè per 2x meno 1. E se voi notate, all'interno del nostro testo è quello che abbiamo moltiplicato per il tutto a elevato alla f di x, cioè il nostro testo scritto in questo modo si presenta come un certo a elevato alla f di x, tutto che moltiplica la derivata prima di questa funzione. E siccome noi sappiamo che integrare a elevato alla f di x per f' di x ci fa dare a elevato alla f di x fratto il logaritmo naturale di a più c, alla fine quindi scriveremo che la sua derivata è pi greco, che è il nostro a elevato a f di x, cioè alla radice quadrata di x alla seconda meno x, tutto fratto il logaritmo naturale di pi greco, cioè il logaritmo naturale di a, a cui aggiungo la funzione costante. Per questa lezione sulle derivate di funzioni composte esponenziali è tutto. Andrea il Matematico vi ringrazia per l'attenzione. Ci vediamo chiaramente alla prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, non mancate di farmelo sapere premendo un like, invitando degli amici a iscrivervi al canale, iscrivendovi voi stessi. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata.